Pittella, partiamo dal Consiglio Comunale straordinario dedicato all'Ucraina. Ma a me la cosa che più mi è piaciuto è che c'è stata una partecipazione dei consiglieri molto molto intensa. Ho apprezzato molto tutti gli interventi che sono stati fatti e ho apprezzato l'ansia unitaria, cioè il fatto di voler convergere per dire, anche attraverso la voce umile ma bella e autorevole del Consiglio Comunale di Lauria, che noi siamo contro la guerra, che siamo per la pace, siamo vicini al popolo ucraino e condanniamo senza se, senza ma, l'invasione brutale da parte della Russia. Questa è la cosa più bella del Consiglio Comunale. Gli inni che ci sono stati, i tre inni, l'inno d'Italia, l'inno d'Europa e l'inno dell'Ucraina, e gli interventi accorati, appassionati e convergenti di tutti coloro i quali hanno parlato e hanno rappresentato l'intero Consiglio Comunale. Ecco Sindaco, un altro aspetto, la solidarietà. Tra l'altro già operativamente e concretamente alcuni comuni hanno messo a disposizione, compreso il Comune di Lauria, hanno messo a disposizione dei siti e delle famiglie, insomma, che accoglieranno questi profughi. Sì, sì, noi abbiamo già avuto sul nostro input la disponibilità a ospitare 14 persone, famiglie di Lauria che rispondendo ad un nostro post hanno dato, 4 famiglie hanno dato la disponibilità, sono attive Media Hospice e Arci, ma tante altre associazioni, non le cito tutte, ma ci sono tutte le associazioni che hanno dato una disponibilità immediata, spontanea, autentica, che ringrazio. Quindi la Lauria e il territorio, perché sono in sintonia con tutti i sindaci della zona, saranno area di accoglienza, di solidarietà. Noi vogliamo diventare punto di riferimento per le politiche di accoglienza e di solidarietà, oggi con l'Ucraina, ieri con l'Afghanistan, col Pakistan, con i paesi africani, domani con altri, perché purtroppo le migrazioni conseguenti alla guerra o alla miseria, alla violenza o alla povertà non cesseranno, e noi siamo obbligati moralmente, eticamente ad accogliere e accogliere bene, facendo vivere queste persone con dignità. Sì, torniamo a qualche tema locale, abbiamo letto in questi giorni l'impegno del Comune di Lauria a candidare un progetto importante, e cioè il Borgo Lentiniano, che è un concetto ampio, insomma, che riguarda anche vari aspetti, diciamo, la possibilità di ripopolare il nostro centro storico, di dargli un futuro, una prospettiva, e anche quello ovviamente di valorizzare la città. Ma è bellissimo il fatto che su questa idea, che questa idea progettuale che riguarda il CAFAR, che riguarda il Borgo del Lentini, ci si sia lavorato, ci abbiano lavorato delle associazioni, dei professionisti sul piano del volontariato, e hanno offerto questa idea progettuale, ancora siamo all'idea progettuale, al Comune, che ha potuto candidarla ad un bando del PNRR. E noi l'abbiamo candidata sapendo che non è facile che sarà finanziato, perché è uno dei tanti progetti e soltanto uno ne finanzierà la Regione Basilicata, ma sappiamo che questa idea, se non dovesse vincere questo bando del PNRR, noi la ricandideremo ad altri bandi, la proporremo al Ministero dei Beni Culturali, faremo il massimo perché sia finanziata, perché è un'idea bellissima che fa rivivere, fa rinascere un'intera area della nostra comunità, collegata al Castello Ruggero, collegata alla nostra tradizione, collegata a questa figura gigantesca che è il nostro santo, il beato Domenico Lentini. Sindaco, vediamo un arcano, stiamo registrando questa intervista in occasione di una conferenza importante sull'alta velocità, su questi treni, su questi collegamenti tramite treni, che dovrebbero rendere più limitate, ecco, le distanze tra le varie parti d'Italia e anche le varie parti del continente, rimanendo al tema europeo citato in precedenza. Ecco. Notiamo però, diciamo,
diciamo, alcune diversificazioni, alcune progettualità che possono andare d'accordo, ma anche no. Ecco, qual è la posizione del sindaco di Lauria? La posizione è che non dobbiamo sciupare questa opportunità, perché se noi sciupiamo questa opportunità siamo dei C, puntini, puntini, puntini. Ecco, abbiamo la possibilità di finanziare finalmente l'alta velocità che scende da Salerno in giù, che arriva e supera Praia a Mare, che arriva a Reggio Calabria. Ora se ci mettiamo a litigare tra di noi su questo, ci dobbiamo pigliare la pistola e ci dobbiamo sparare. Quindi prima cosa, non si può litigare su questo, perché sennò siamo condannati al sottosviluppo e alla marginalizzazione. Dopodiché io penso che bisogna puntare sulla Battipaglia Praia a Mare, se ci sono possibilità di fare stazioni intermedie ben vengano, ma quella dovrebbe essere la linea. Dobbiamo organizzarci con la mobilità elettrica per portare con le navi i nostri cittadini che non hanno eventualmente le macchine ad andare a Praia o andare se ci sarà un'altra stazione più vicina, ma questa è una cosa troppo importante. Poi bisogna ovviamente fare il tratto Battipaglia-Potenza e bisogna far rivivere la Sicignano-Lago Negro, non soltanto come metropolitana di superficie turistica, ma anche come metropolitana commerciale di trasporto per le linee più piccole che servono l'alta velocità. Questo è il disegno. In questo disegno bisogna tutelare il territorio, ovviamente sul piano della sostenibilità ambientale. Potremmo inserire anche il tema dell'ampliamento, della messa in sicurezza della SS585, che è da sempre un'arteria molto molto critica anche sul piano della sicurezza. Ecco, per concludere, il sindaco, sappiamo i tuoi rapporti con il Cilento, il Val di Diano, insomma, con questa classe dirigente che anch'essa è diciamo, impegnata a cogliere questa opportunità. Ecco, diciamo, il sindaco Pittella ha immaginato di spendersi anche in questo ruolo di collante, insomma, verso queste realtà che assolutamente non devono contrapporsi, ma devono essere unite. Ma non mi pare che ci sia motivo di contrapposizione. Il Val di Diano è tutto da guadagnare da un'ipotesi di questo genere. In ogni caso, io, diciamo, quando posso mettere non solo pace ma anche intesa, costruire ponti, forse dovrebbe essere o sarebbe la cifra della mia vita, per chi mi conosce. Quindi io non sono mai per rompere, ma per unire sulla base di un ragionamento e del rispetto alla posizione di tutti, nella idea che viene innanzitutto l'interesse delle nostre comunità.